Amiche ed amici sportivi, buon pomeriggio, siamo al Padre Fulgenzi di Vasto Marina, prima giornata del campionato di eccellenza 2021-2022 con Bagi Calupo e Giulianova già schierate sul rettangolo per questa telecronaca che vede Enzo De Dominicis, che sarei io a supporto del nostro tecnico che è alle telecamere. E che naturalmente ci aiuta in questo lavoro. La gara che ha avuto inizio da 28 secondi, andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Intanto vi diciamo che il Bagi Calupo veste la maglia a strisce verticali bianca-azzurre, mentre il Giulianova ha classica casacca a righe verticali giallo e rossa, con il pallone sui piedi del Bagi Calupo, con una formazione che dice Gerbic in porta, traino di Gennaro, Triglione, Marino, Gallia, attenzione al Giulianova in area, il traversone respinto da un difensore, dicevo, Marino, Gallia, Santoni, avvantaggiato Fieroni, Vatavu e De Vizia, questo l'11 biancazzurro. Giulianova che risponde con Boccanera in porta, Lenoci, La Barba, Giglio, Rinaldi, Sciarretta, Di Giuseppe, Cappelli, Persiani, Traini e Maffioni a disposizione dei due tecnici in panchina, Giovanni Borrelli e Luciano Cerasi, ci sono rispettivamente in Marino, Benedetti, Fitti, La Rivera, Pizza, Nuozzi, Squadrone, La Penna e Priori, mentre invece per quanto riguarda il Giulianova ci sono Di Giosia, Tribuiani, Cerasi, Di Paolo, Barlafante, D'Angelo, Africani, Sisse e Coia. Dirige Matteo Marco, Gian Lorenzo, Di Sulmona, a Coadiuvo Di Gian Cristoforo e Colanzo Di Lanciano. Calcio di punizione al secondo minuto di gioco per il Giulianova, tre quarti il fischio dell'arbitro, traversone basso che viene ribattuto dai due giocatori in difesa da parte dei biancazzurri di Vasto Marino, l'apertura verso il numero 3 La Barba, che però viene pescato in posizione di offside, quindi l'intervento da parte di Ottavio Colanzi, guardaline di Lanciano, che segnala la posizione di offside del numero 3 La Barba, e quindi il calcio di punizione in favore della formazione di casa. Ripetiamo, prima giornata di campionato di eccellenza, squadre che vengono, le due squadre che vengono in pratica dal capitolo di Coppa Italia. Domenica scorsa c'è stata in pratica la sconfitta da parte del Bagi Calupo, prima 2-0 in casa contro l'Armata L'Aquila e poi 5-2 al Gran Sasso, appunto, del capoluogo regionale, e la eliminazione da parte della squadra vastese, mentre invece per quanto riguarda il Giulianova, dopo l'1-1 di Spoltore, il 3-0 in casa sulla stessa squadra pescarese, che ha permesso ai giallorossi di passare il turno. Terzo minuto 28 secondi, Giulianova che riparte dalle retrovie, Sciarretta che pesca molto bene La Barba, lo stop un po' difettoso, si possessa la palla il numero 2 locale, traino che tocca verso avvantaggiato, l'apertura di avvantaggiato sul settore sinistro dove controlla De Vizia, davanti a sé il numero 2 Lenoci, riesce a attraversare, attenzione, De Vizia in naso, il tiro, la deviazione, ma c'è una posizione di offside, c'era stato un tiro da parte di De Vizia, il quale è stato anche deviato da un giocatore in maglia giallorossa, ma prima che tirasse era andato in posizione di offside il numero 7 Santone, quindi occasione per il Bagi Calupo, che però viene non notificata da parte del direttore di gara, che aveva fischiato per segnalare la posizione di Santone. Giulianova adesso sulla propria metà campo,
L'arbitro richiama il numero 7 Santoni, che deve allontanarsi dal punto in cui la barba deve battere il calcio di punizione. L'arbitro ancora stava redarguendo il numero 7 locale, per cui la barba in qualche modo deve ripetere la battuta del calcio di punizione. Aggressivissima la formazione di Giovanni Borrelli. Riparte ancora da Tergo il Giulianova, il lungo lancio su Persiani che cerca lo stop di petto, però controlla in maniera fallosa con il braccio. Vedete che l'arbitro fa proprio cenno che il braccio è stato la parte del corpo che ha controllato la sfera. Va giù il numero 11 De Vizia, quindi calcio di punizione in favore della squadra di casa. Difesa del Giulianova posta in linea, attenzione, buona triangolazione, recupero per il Giulianova, una buona palla, possibilità di andare in contropiede, chiede palla a Persiani, la riceve proprio adesso, va al dribbling lo stesso Persiani, recupera palla Cappelli, poi palla che va in out. Sesto minuto di gioco di questo primo tempo, 0-0 naturalmente. Rimessa con le mani da parte della squadra ospite, gittata lunga, colpo di testa ad allungare la traiettoria, ma c'è Gerbic che fa buona guardia, ma soprattutto non c'è nessuno che può impossessarsi della sfera, quindi Gerbic che può andare al rinvio. Il lungo rilancio del portiere di nascita italiano ma con genitore croato finisce a terra, attaccato da Tergo, la barba, qualcosa da dirgli un giocatore biancazzurro, anche in questo caso l'arbitro lo richiama. Pallone che da Sciarretta viene toccato sul proprio compagno di reparto Rinaldi. Subito per Persiani, che viene fermato dal capitano Gallier. Prova a ripartire il Bacigalupo, viene fermato a centrocampo. Ancora un break, questa volta alla meglio Cappelli, che però si fa male nel contrasto. Finisce a terra, l'arbitro interrompe il gioco, la correre dei massaggiatori. C'è stato un contrasto fra Cappelli e un giocatore in maglia biancazzurra, ha avuto la peggio il giocatore in maglia giallorossa, il numero 8 che finisce giù. Intanto siamo arrivati all'ottavo minuto di gioco di questo primo tempo, ricordiamo Bacigalupo e Giulianova che stanno verniciando questo inizio, una volta si chiamava vernissage di campionato, con l'auspicio soprattutto la parte nostra che la pandemia non riduca ad un campionato come è stato svolto lo scorso anno e che tutto si possa svolgere regolarmente. Segnaliamo anche che purtroppo causa indisponibilità di posti e quindi per evitare che troppa gente potesse accalcarsi sulle tribune, la gara viene disputata a porte chiuse, finisce fuori addirittura anche Vatavu, quindi Bacigalupo che gioca momentaneamente in 10 tra lo scontro tra Cappelli e Vatavu. Hanno avuto la peggio tutte e due perché tutte e due sono fuori dal rettangolo di gioco, quindi le due squadre si trovano in 10. L'apertura molto buona da parte di Marino che prima torna indietro, poi allarga sul settore destro, ancora la sovrapposizione di Santoni che però preferisce toccare all'indietro, ancora Marino, pallone di ritorno per lo stesso Marino che apre su Gallier sul settore sinistro, chiama palla e riceve avvantaggiato in profondità.
rimedia in qualche modo le noci, che però non fa passare il filtrante, ferma ugualmente ancora le noci di Giuseppe, però ancora un giocatore finito a terra. È rientrato nel frattempo Vatavu, mentre continua a essere fuori dal rettangolo di gioco Cappelli, che verosimilmente sarà sostituito perché zoppica vistosamente, quindi finisce già la gara di Cappelli. Vediamo chi entrerà in campo, se dovrebbe essere con il numero 14 Cerasi. Quindi al posto di Cappelli entra Cerasi al minuto decimo di questo primo tempo. Quindi sostituzione. Quindi prima sostituzione nelle file del Giulianova, l'infortunato Cappelli finisce fuori, si era infortunato in uno scontro con il numero 10 Vatavu. Scontro fortuito, si erano contesi una palla proprio nei pressi del centrocampo. Ripreso il gioco con la palla che viene dirottata all'indietro verso il portiere giallorosso. Ecco il nuovo entrato Cerasi, riceve palla. Cerasi che va a proporsi come una sorta di playmaker subito dopo la linea difensiva, in pratica la stessa posizione che occupava Cappelli. Persiani, un dribbling di troppo, gli ruba palla a Santone. Attenzione a Santone, finisce giù lo stesso Santone. L'arbitro dice che si può proseguire. Ancora Cerasi, il pallone verso la barba, si può giocare. Pensavano i giocatori giallorossi che non si potesse giocare. Buona la posizione del numero 7 giallorosso, però viene fermato il pallone da Di Gennaro, che tocca per Triglione, attaccato da Tergo. Recupera un attimo il pallone il Giulianova, ancora un colpo di testa, ancora il pallone sui piedi però della formazione biancazzurra. L'apertura verso Santone, recupera però in qualche modo il numero 6 Sciarretta. Bacigalupo, Triglione, poi c'è Marino, pallone verso Boccanera, riparte da dietro la formazione del Giulianova. Bacigalupo molto aggressivo, riesce ad arrivare molto bene sui portatori di palla del Giulianova, li ferma praticamente nella linea di centrocampo. Per ora c'è una superiorità da parte della squadra di casa nella costruzione di gioco. Attenzione a questa apertura sulla sinistra, il traversone fermato da Le Noci. Ancora il pallone che finisce in out destro, la rimessa è giallorossa. La rimessa con le mani. Il tocco di testa, l'ultimo tocco di testa è stato di un giocatore giallorosso, quindi la rimessa per la formazione biancazzurro. Un appoggio di testa un po' difficoltoso da parte della parte che chiama l'uscito Boccanera. Quindi ricordiamoci dell'infortunio di Cappelli, è entrato al suo posto Cerasi.
Pallone che finisce ancora in out. Siamo in diretta, caro Marco, attenzione Giulianova, limite dell'area, purtroppo oggi non abbiamo una buona postazione qui per poterci collegare in diretta web, vi stiamo facendo la telecronaca di una posizione abbastanza di fortuna, purtroppo succede anche questo, ma è interessante che riusciamo a sentirci, nonostante i 25 anni, come dici tu, di onorata carriera. Pallone che in questo momento finisce in una zona del campo dove non c'è nessuno perché è finito a terra un giocatore del Bacigalupo. Siamo giunti al quarto d'ora, 0-0 fra la formazione di casa e il Giulianova, con una sostituzione, ripetiamo, all'undicesimo, l'infortunio di Cappelli, al suo posto è entrato il numero 14 Cerasi. Non ci sono state finora opportunità da parte delle due formazioni per andare ad inquadrare lo specchio della porta, se si fa eccezione al settimo minuto, una soluzione di Santone che però è stata sporcata, ma comunque era finito la conclusione di De Vizia, con Santone in posizione di offside nonostante il tiro fosse stato sporcato, ma dopo però la segnalazione della posizione di fuorigioco da un giocatore giallorosso. Pallone ancora in out per la rimessa con le mani da parte del Giulianova, che viene costretto proprio nella propria metà campo dal pressing della formazione di casa, che porta sempre un giocatore sul portatore di palla e quando può naturalmente raddoppia. Vedete come ha recuperato, proprio come vi stavo dicendo, il pallone. Attenzione a questa percussione in area, la possibilità di andare al tiro da parte del numero 6, che però viene francobollato molto bene dal numero 4 Giglio. Ancora Gallier, si contendono la sfera in maniera forsennata, dopodiché la stessa finisce sull'out di fondo. Azione d'attacco da parte della formazione di casa, che col numero 6 Gallier, che si è fatto metà campo però in orizzontale all'interno dell'area di rigore, dopodiché si è andato a rifugiare nella parte più remota della stessa, ha provato un tiro ribattuto, poi c'è stato un patti e ribatti con la sfera stessa che è carambolata oltre la linea di fondo. Pallone ancora all'indietro. Vediamo Giuliano che adesso cerca di venire avanti. Solito lancio da parte delle retrovie per Persiani, che viene fermato. Riparte da destra adesso Traino. Ancora Traino. Buono il suggerimento in area per il proprio compagno di squadra, anche se fa un'ottima copertura Rinaldi. Mette il pallone a terra adesso il numero 3 La Barba, si cerca di cambiare gioco, attenzione all'anticipo, ma riesce comunque in qualche modo a procurarsi un fallo subito di Giuseppe, per cui calcio di punizione per Giuliano che può respirare. Un buon momento per la formazione di casa. Attenzione al Giulianova, ottima la piroetta del numero 4 Giglio, che è al limite dell'area, poi finisce anche a terra, non c'è assolutamente fallo sul numero 4 giallorosso. Comunque buona la sua iniziativa, il gesto atletico, la piroetta, ha fermato il pallone, si è girato su se stesso, se l'è portato avanti con la pianta del piede, non ha ingannato il difensore di casa, che comunque se l'è cavata egregiamente. Rinaldi in qualche modo guadagna una rimessa laterale. Ancora opportunità per Giglio, che va un po' troppo spaventato sul pallone. In ogni caso ne viene fuori una rimessa con le mani. Cerasi. Giuliano che prova a cambiare gioco. Non ferma il pallone Maffione. Di ruolo terzino sinistro, che oggi gioca proprio nella posizione più avanzata,
staffetta con il numero 3 La Barba, un intervento da parte di Traini, attenzione a Persiani, lato corto Persiani, il tocco d'esterno che intendeva servire un proprio compagno di squadra, intelligentemente in difesa si chiudono le maglie della formazione di casa, il fischio dell'arbitro che comanda il calcio di punizione per la formazione di casa. Lungo traversone a cercare un proprio compagno, alla meglio la testa di un giocatore giallorosso, recupera momentaneamente Fieroni, poi il Giuliano preferisce appoggiare all'indietro verso il portiere capitano Boccanera. Attenzione a questa iniziativa da parte di Persiani che prende il tempo, il traversone un po' troppo corto, interviene molto bene Benedetti che chiude molto bene perché di là c'era una corrente. Attenzione ancora un traversone, prima presa da parte di Gurbic al 21esimo minuto, si sporca i guantoni il portiere di casa, quindi traversone e Gurbic. Attenzione a questo recupero di palla da parte di Giuliano con Cerasi proprio nel cerchio, nel limite del cerchio di centrocampo. La Barba, tocca ancora per il numero 14 Cerasi, l'apertura questa volta sul settore di destra, cerca di venire avanti le noci, dai e vai con pallone che viene chiuso da De Vizia in out laterale di Giuseppe, da nessuna parte di Giuseppe, il colpo di testa da parte di Persiani, la palla in rete al 22esimo, palla in rete al 22esimo il Giulianova che passa in vantaggio con Persiani, un colpo di testa davvero pregevole e quindi Giulianova che passa in vantaggio, quindi vantaggio da parte del Giulianova al minuto 22. Persiani, c'è stato un gran traversone, il colpo di testa del lungo Persiani che ha approfittato per svettare, toccare la palla di quel tanto per mettere fuori gioco Gurbic che poco prima si era sporcato per la prima volta i guantoni, inoperoso fino a un minuto prima, ha subito il gol, quindi Bacigalupo 0 Giulianova 1. Vediamo adesso come reagirà la squadra di casa che pure si era comportata abbastanza bene dal punto di vista del gioco, della determinazione. Attenzione a questa apertura sul settore destro dove c'è Traino, rincorso da Maffione, Traino riparte da dietro, Bacigalupo con Marino, l'apertura adesso sul lato opposto, attenzione perché recupera Giglio, ancora palla verso Persiani che di tacco porta a farsi, cerca di portarsi preziosismo la palla in avanti, applausi di quegli sparuti dirigenti che sono assisi qui in tribuna stampa di emergenza. Purtroppo c'è stato uno scivolo da parte del numero 7 Santone, ma ha recuperato palla comunque il Bacigalupo. Attenzione, settore sinistro, su di lui c'è Di Giuseppe, il pallone che finisce in angolo, calcio d'angolo in favore della formazione di casa, angolo che va a battere colui che se l'è conquistato, De Vizia, quindi De Vizia dal quarto di cerchio al 24esimo minuto che cerca adesso di riportare
il conto in parità. Traversone, attenzione, palla al centro, uscita dalla parte di Boccanera, poi un colpo di testa, ancora la palla verso De Vizia, ma la raccoglie il numero 2 Lenoci, che finisce a terra contrato da Fieroni. E lo stesso Fieroni l'ultimo a toccare, anzi si trattava di La Barba in posizione inusuale sul out di destro. In ogni caso, palla in out, rimessa per la formazione del Giulianova. Cerasi, ricordiamo, ha preso il posto di Cappelli, La Barba. Apertura di La Barba, non controlla il giocatore in maglia giallorossa. Colpo di testa, attenzione, contrasto, cerca di mettere in moto ugualmente il proprio compagno di squadra in avanti, poteva nascere un'occasione abbastanza interessante. Attende Santone che finisca la sfera in out laterale per poter guadagnare la stessa rimessa con le mani da parte di Traino. L'anticipo da parte del Giulianova, attenzione a Persiani che finisce giù. Si è scontrato fortuitamente con Benedetti, che ha rilevato Vatavu, quindi una sostituzione per parte nel scontro tra Cappelli e Vatavu. Hanno avuto la peggio praticamente entrambi, che sono finiti in sulla panchina. Anzitempo all'undicesimo, l'infortunio. Ricordiamo al 22esimo il gol del vantaggio da parte di Persiani, che con un colpo di testa chirurgico è riuscito a cogliere l'angolino destro della porta difesa da Gerbic. Riprova a tessere il gioco la formazione di casa. Marino cerca di venire in avanti. Marino, attenzione adesso a questa galoppata, recupera La Barba, recupera in qualche modo, butta la palla nel campo per destinazione, può ripartire dalla propria metà campo la formazione del Bacigalupo con Traino. Avvantaggiato, colpo di testa all'indietro, sebbene azzardato ma molto preciso, di Lenoci, che ben si sta comportando. Cerasi, abbastanza attento anche il neoentrato Cerasi, eccolo qua a ricevere di prima intenzione verso Persiani, secondo me ha fatto molto bene, tocca il pallone di testa, il sinistro, stava per raggiungere la sfera un giocatore in maglia giallorossa che però è stato contratto all'ultimo momento, poi molto bene il recupero da parte di Marino, che da gran gladiatore recupera palla, addirittura mette in movimento i propri avanti, si chiude la difesa del Giulianova, ancora Traino, ancora un anticipo, ma ancora Bacigalupo che può giocare il pallone con Santone, poi Marino. Marino nel cerchio di centrocampo cerca di dare un attimo di calma a questa azione. Pallone verso Di Gennaro, ancora in avanti, il controllo molto buono da parte di Rinaldi che chiude molto bene Fieroni. Una difesa del Giulianova finora abbastanza attenta. Sappiamo tutti come Luciano Cerasi curi abbastanza bene i reparti, ha voluto anche per il reparto difensivo alcuni giocatori che dessero una certa sicurezza al reparto, dicevamo, difensivo. Intanto rimessa con le mani da parte del Giulianova. Pallone sui piedi di Traini, Traini lato corto, entra in area, il tocco, il pallone che va a finire da parte di Giglio, traversa e poi finisce fuori al 29esimo. Traini,
per Giglio, traversa, pallone che con un po' più di fortuna magari avrebbe potuto rimpallare alle spalle del portiere, magari carambolare in rete. Fortuna ha avuto il Bacigalupo che la palla sia stata recuperata fuori dalla linea di porta e sia rimpallata proprio in quella zona. Si chiude ancora la difesa del Giuliano, attenzione, recupera molto bene però Santone. Poi un tackle scivolato, Marino cerca di dirigere l'operazione davanti alla difesa, il numero 5 apre sul numero 2 traino, ancora Marino e questa volta prova all'indietro su Benedetti. Marino tocca corto, ancora pallone di ritorno, ricama bene questa azione con calma la formazione di Giovanni Borrelli. Ancora Marino, passano tutte su di lui le azioni della formazione biancazzurra, attenzione a Fieroni, limite dell'area, poi l'apertura sempre verso lo stesso Marino, il colpo di collo pieno di sinistro da parte di Marino, sporcato in qualche modo, andiamolo a segnalare, Marino dal limite dell'area, collo pieno sporcato, però c'è Boccanera che fa buona guardia. Linea di mezzeria, ancora Cerasi che prova a cucire l'azione del Giulianova. Un po' compassato il Giulianova, quando gestisce palla si fa sorprendere dalla maggiore determinazione e aggressività da parte della formazione di casa, ma recupera ancora molto bene il centrocampo giallorosso. Vediamo che riparte l'azione dai piedi di Giglio, autore poco fa davvero di un tiro che è andato a stamparsi sulla traversa, ci prova ancora con questo tiro verso il portiere Gerbic che rilancia subito immediatamente, attenzione, si fa anticipare il numero 5 che poi recupera Rinaldi stesso, va sulla palla, la tocca indietro verso Boccanera. Siamo alla 2 minuti oltre la mezz'ora. Bacigalupo 0, Giulianova 1, grazie al gol messo a segno da Persiani di testa. Riparte sulla destra il Giulianova, il numero 10 Traini che preferisce toccare all'indietro per Cerasi. Sciarretta Giglio, il tocco di Giglio verso la barba, ancora pallone di ritorno da parte di Giglio che cerca di servire Persiani che però viene anticipato, attenzione a Fieroni che è liberissimo sul settore opposto, poi De Vizia, il tiro da parte di De Vizia che voleva andare a restituire il pallone a Fieroni, poteva essere gestita meglio a mio parere questa azione da parte della formazione di casa, magari cedere il pallone prima, forse per evitare la posizione di fuorigioco, il pallone è stato dato in ritardo ma soprattutto in posizione abbastanza decentrata tale da non permettere De Vizia ad andare direttamente al tiro, è riandato è andato al traversone, il pallone è stato intercettato dalla difesa del Giulianova che a quel punto ha guadagnato anche il calcio di punizione, la barba. Gli ruba il pallone Gallier ma aveva controllato molto male la barba. Marino, ancora lui. Marino ci ripensa verso Santone. Ancora Marino. Prima con traino, poi con Santone. Molto buono il servizio sui piedi di Fieroni. Al 34esimo sciupa una grandissima occasione Fieroni in area, si ferma da solo praticamente, si stoppa da solo al momento del tiro, Marino
e sciupa così un'occasione davvero d'oro per andare al pari. Occasione per il Bacigalupo, 4 minuti dopo il... Attenzione, il pallone buono per il numero 11, che però Maffione, che però commette fallo nel tentativo di prendere il pallone, sposta letteralmente con una spallata a traino che finisce a terra, quindi il calcio di punizione assolutamente giusto fischiato da Matteo Marco Giallorenzo della sezione di Sulmona, che assegna appunto la penalità al Giulianova, e quindi può ripartire il Bacigalupo con questa palla da fermo. Cerca l'anticipo di testa, non va a buon fine, poi ci pensa Rinaldi a spazzare, mette la palla a terra Traini va in via verticale, entra in area, poi finisce giù, ma può rialzarsi perché nel tentativo di allungarsi la palla è finito a terra. Qualcosa da dire Traini al rispettivo avversario, che si lamenta nei confronti dell'arbitro. Si tratta del numero 4 Triglione. La barba, stava per essere anticipato il numero 11 Maffione, ma recupera in ogni modo la palla il Bacigalupo. Attenzione a Marino adesso, occasione buona per la formazione di casa. Marino che va egli stesso al tiro, 36esimo. Marino direttamente al tiro. Palla che non c'entra lo specchio della porta. E finisce quindi al lato di Boccanera. Lancio sui piedi di Persiani, viene trattenuto un attimo per la maglia, l'arbitro giustamente fa proseguire possesso di palla ancora Persiani, il pallone che non va giù, poi il controllo a parte di Triglione, stava per venire fuori un traversone abbastanza interessante al centro dell'area, rimedia in qualche modo Triglione, dovrebbe essere il primo angolo questo in favore della formazione ospite del Giulianova, mentre siamo giunti al 37esimo minuto con il vantaggio della squadra giallorossa per 1-0 grazie al gol segnato da Persiani. L'arbitro è andato a sincerarsi delle condizioni del numero 4 Triglioni, il vice capitano, che comunque si rimette in piedi, anzi no, sì, si tratta di Triglione appunto. Battuto dalla bandierina d'Accolo, il tocco per Traini che mette al centro. Non si fa sorprendere la difesa biancazzurra. Cerca di recuperare in qualche modo il Giulianova e ci riesce con l'appoggio direttamente all'indietro verso Boccanera, che deve rinviare forse con qualche difficoltà. Manda il pallone sulla mezzeria. La rimessa con le mani da parte di Traino. Gioco sui piedi dell'onnipresente Marino, ancora lui che aspetta Santon e lo serve, chiama palla di qua, Traino ancora sulla destra, ancora chiamato in causa il numero 5 Marino, sul quale commette fallo Cerasi, giusto che l'arbitro fischi il calcio di punizione. Marino ha rimediato anche un piccolo colpo, comunque sembra di riuscire ad assorbirlo abbastanza bene. Sul pallone c'è avvantaggiato con la maglia numero 8, 2 in barriera, si tratta di Giuseppe e del numero 11 Maffione. A
avvantaggiato sul pallone, sarà lui verosimilmente a calciare. Versone in area, il colpo di testa, cerca in qualche modo di fermare palla e raccoglierla la formazione di casa. Posizione di offside sbandierata, era finito in fuorigioco Fieroni nel momento in cui il pallone è andato nella sua zona. Il guardaline Nicola Gian Cristoforo ha sbandierato. Finisce a terra adesso un giocatore giallorosso. Vediamo di chi si tratta, il numero 7 di Giuseppe. Squadre assolutamente giovani, sia quella di Giulianova sia quella del Bacigalupo che ha raccolto molti giovani che sono addirittura scesi di categoria, giovani interessanti che comunque si mischiano all'esperienza di qualche senatore. Pallone ancora lungo, il tentativo di colpire di testa che ci riesce ancora, fa buona guardia Triglione. Giglio, tutto campo la presenza di Giglio, che ricordiamo è stato autore di un tiro che è andato a sbattere sulla traversa col pallone che è risceso al di qua della linea di porta. Si fa scavalcare traino dalla palla, poi attende che Mafione in qualche modo lo spinga da tergo, se lo va a cercare, finisce a terra, diciamo così. Giusto il calcio di punizione in favore della squadra di casa. 41 minuti 23 secondi, Bacigalupo 0 Giulianova 1. Rilancio, colpo di testa, la rimessa è esterna, sull'out va con estrema calma la barba a raccogliere la sfera. Fa caldo oggi qui a Vasto Marina, sono quasi 27 gradi. Colpo di testa, viene spinto il numero 13 Benedetti da Persiani. Avvantaggiato. Ancora avvantaggiato. Adesso Benedetti. C'è Traini libero. Lo vede, lo serve. Ancora Traini, attenzione a Persiani in agguato. Pallone lungo. Santone va a incunearsi tra i due, forse non si avvede la presenza dell'altro difensore, invece qui c'è l'intervento da parte del numero 14 Cerasi, che viene ammonito dal direttore di gara, quindi prima ammonizione al 42esimo per Cerasi, che ricordiamo all'11esimo ha rilevato Cappelli che si era infortunato, mentre è rimasto a terra il numero 6 Sciarretta, che si ripristina. Immediatamente l'arbitro è accorso verso il giocatore giallorosso per sincerarsi delle proprie condizioni. Andiamo a seguire il calcio di punizione battuto da Marino. Difesa in linea, preferisce appoggiare verso avvantaggiato sulla sinistra, non va il cross di Marino che va a sbattere sui piedi di un giocatore in maglia giallorosso, si tratta esattamente di Giuseppe. Cerca spazio in qualche modo il Bacigalupo, il pallone che riesce a filtrare in qualche modo in area, lo stesso Boccanera che chiama palla e se ne impossessa, attirando l'attenzione di Rinaldi, al quale chiedeva di lasciar passare palla. A ripresa del gioco, ancora a cercare lungo Persiani. Vedete come la squadra di Giulianova abbia cercato oggi
piuttosto che agire centralmente, coralmente verso la ricerca di persiane, cercare di buttare palla verso il lungo che magari tenesse la sfera e facesse un po' sopravanzare i giocatori. Attenzione, l'ammonizione per il giocatore biancazzurro. È un po' spintonato il giallorosso che era andato a disturbare il giocatore nella ricerca della sfera per battere il fallo laterale. Si lamenta ancora il giocatore ammonito, dovrebbe trattarsi, se si gira ve lo diciamo, battuto il fallo laterale, riceve palla egli stesso, si tratta del numero 3 di Gennaro, schierato oggi in posizione di terzino sinistro. Pallone troppo lungo per Traini, ripartire Bacigalupo, Traino, il destro da parte di Traino, l'ottimo traversone, attenzione a Cerasi che cerca di recuperare palla, avvantaggiato su di lui, lo ferma, avvantaggiato, ammonito, quindi un minuto dopo l'ammonizione di Gennaro e c'è anche l'ammonizione per avvantaggiato. In pochi minuti l'arbitro è estratto 3 cartoncini gialli, segno forse c'è un po' anche di stanchezza da parte delle due squadre. Siamo al 45esimo, ma un minuto già fuori oltre il tempo regolamentare. Fischio da parte dell'arbitro, vediamo se avrà dato, penso che abbia dato 2 minuti di recupero. Uno già è passato. Cerasi cerca la collaborazione di qualche compagno di squadra, si fa vedere ma si fa anticipare Traini, chiede il cartoncino Marino, che non è d'accordo con la decisione da parte del direttore di gara, perché stava partendo forse in contropiede, voleva, poteva nascerne un'azione pericolosa, era nella propria metà campo. In ogni caso la squadra del Bacigalupo, che comunque riprende a macinare traversoni verso De Vizia, che viene anticipato, attenzione perché va via molto bene Di Giuseppe, scavalca ancora un avversario, non c'è questa volta ed è, fa bene l'arbitro. Il fallo da parte di Gennaro, ma riconquista palla il Giulianova, ancora Bacigalupo, vedete cambi di proprietà e di possesso di sfera repentini. Triglione che preferisce appoggiare all'indietro verso Gerbic, il fischio dell'arbitro come vi dicevo al 47esimo, 2 minuti oltre il 45esimo. Si chiude qui il primo tempo, vantaggio del Giulianova col gol di Persiani al 22esimo grazie al colpo di testa di Persiani. Poi ci sentiamo magari perché adesso... Secondo tempo dell'incontro di calcio tra Bacigalupo e Giulianova, tutto è pronto, il direttore di gara che sta per dare il via alla gara, proprio via che avviene proprio in questo momento. Vediamo un po' se ci sono state, no, non ci sono naturalmente sostituzioni, quindi confermati gli 11-22 del primo tempo. Ricordiamo che Giulianova è in vantaggio grazie al gol di Persiani al 22esimo sulla squadra di casa. All'11esimo si sono infortunati Cappelli e Vatavu e sono stati sostituiti rispettivamente da Cerasi e Benedetti. Raccoglie adesso il pallone nella propria area Gerbic, poco impegnato, si è salvato su una traversa presa, piena presa da Giglio nel primo tempo. Attenzione, può andare via molto bene la formazione del Bacigalupo in area, si incespica per un attimo sul pallone ma riprende il controllo Marino, lo riapre per Traino sul settore di destra, questa volta il traversone al centro, avvantaggiato ancora che recupera il pallone Santone, ancora Traino, Santone costretto ad indietreggiare il pallone verso Benedetti, riparte da dietro la formazione di casa, avvantaggiato, anzi no scusate, si tratta di Triglione, di Gennaro, eccolo qua, avvantaggiato verso il numero 11 De Vizia,
C'è un ritorno della difesa del Giulianova. L'esterno da parte di Rinaldi, che voleva mettere in movimento Persiani. Si chiude bene la formazione di casa. Avvantaggiato. Benedetti. Traino. Marino. Benedetti. Si perdono per un attimo il pallone i giocatori e ne ha buon gioco Ciarasi. In anticipato Di Giuseppe, ma riesce a mantenere il controllo della palla. Ciarasi. Accademici questi primi minuti con le due squadre che cercano di far girare il pallone sul terreno di gioco. Rinaldi. Due centrali, Sciarretta e Rinaldi. Le noci. Viene attaccato da Devizia. Preferisce dare a Ciarasi. Apertura molto buona sulla barba, ha di fronte a sé Traino. La barba, traversone, il colpo di testa mancato da parte di Maffione. Ancora un tentativo di cross, perde per un attimo la palla Gerbic, poi la recupera. Tutto questo al terzo minuto. Fieroni lato corto, il traversone di Fieroni che viene respinto. Rincorrono in due la palla, alla meglio il giallorosso. Cerca di servire Di Giuseppe, ancora una volta anticipato da Di Gennaro, oggi in posizione terzino sinistro. Sistematico quasi l'anticipo da parte del numero 3 su Di Giuseppe, che forse dovrebbe essere più attento, un po' più veloce nel non farsi anticipare dal giocatore avversario, l'onnipresente Marino per avvantaggiato. Il destro, il pallone sui piedi, scusate, sulle mani di Boccanera. Ancora il numero 7 in area con un colpo di testa che però non riesce a dare potenza alla sfera. Se la cava in qualche modo il Giulianova, ma recupera ancora Bacigalupo. Buon momento per i padroni di casa che hanno cominciato a ritmo sostenuto. Prima sostituzione, seconda sostituzione nelle file della formazione di casa. Va fuori Santone, vediamo il 15, numero 15, La Rivera ad entrare al suo posto. Quarto minuto del secondo tempo, la sostituzione di Santone con La Rivera, avvantaggiato come sempre sul pallone con Marino al limite dell'area. Colpo di testa prima di un giocatore biancazzurro, poi di un giocatore giallonero. Ancora un colpo di testa, raccoglie avvantaggiato, ha tentato il tiro ma poi ha preferito appoggiare all'indietro per Traino. Ancora il pallone verso Marino. Gallier, tiro alto, si perde oltre il fondo. Tutto questo al quinto minuto di gioco della ripresa, quando il Bacigalupo due minuti fa ha sostituito un giocatore, mentre la panchina del Giulianova sta per far entrare in campo Sisse, una punta verosimilmente forse al posto di Maffioni, che oggi con la maglia numero 11 schierato sull'esterno dell'attacco giuliese, ma direi più sull'esterno anche dell'attacco del centrocampo. Attenzione che viene molto bene in avanti Giglio. Traini, apertura sulla barba, il traversone, pallone che rimpalla sulla schiena e favorisce il recupero da parte, prima di un possibile recupero da parte del Bacigalupo, ma rinviene ancora Giulianova. Giglio su Ciarasi, sulla barba, su Giglio, che perde il controllo di palla, poi rimedia in qualche modo Sciarretta, che con esperienza butta il pallone là perché stava per, si scusa numero 6 Sciarretta, ma stava
Vediamo un po' cosa decide il direttore di gara. Sì, dà adito alla sostituzione che vi avevamo preannunciato. Vediamo se sarà Maffione ad abbandonare il terreno di gioco. No, si tratta invece di Lenoci. Allora, la barba va a finire a destra, Maffioni va a finire a sinistra e Sissè va a finire al posto di Maffioni. Quindi entra in campo Sissè. Al settimo minuto anche Di Giuseppe. Barlafante al suo posto, quindi Di Giuseppe e Barlafante. Allora, doppia sostituzione con Sissè, non cambia nulla invece per quanto riguarda la posizione di Barlafante, che va, vediamo un po' se va a sistemarsi. Allora no, Sissè va a destra, quindi al posto di sì, in realtà Sissè va a destra al posto di Di Giuseppe e Barlafante va a finire a sinistra. Barlafante va a finire a sinistra al posto di Maffioni. Abbiamo visto bene quindi il pallone all'indietro da parte del numero 6 giallorosso, Sciarretta verso Boccanera. Vediamo se riescono, no, non si accorgono che la sfera sta per andare fuori. La barba è Sissè, quindi regalate in qualche modo una rimessa con le mani a formazione Bacigalupo. Contrasto tra i due, alla meglio la barba su De Vizia. Guadagna un fallo laterale, attenzione, tocco corto all'indietro da parte di Cerasi, poi interviene la difesa a chiudere, ma questa non bisogna fare questi errori, insomma. Il Giulianova deve essere più attento. Bacigalupo che poteva approfittarne assolutamente, avvantaggiato. Buona l'apertura verso Di Gennaro, peccato che lo stesso non riesca a raggiungere il pallone perché l'apertura è stata molto buona. Sentite come Boccanera cerca di svegliare i suoi dicendo che la squadra è un po' addormentata. Sissè, ancora Sissè. Gioca molto bene un pallone, posizione di offside da parte di, dovrebbe essere il neoentrato Barlafante, addirittura si lamenta e viene ammonito. Era fuori gioco, quindi era giusta, giustissima la segnalazione da parte delle guardaline. Quattro ammoniti, due per parte. Gerbic fuori dall'area verso Di Gennaro, adesso cerca di mettere pressione. Sissè a Di Gennaro, che sistematicamente nel primo tempo invece ha messo un po' di difficoltà al giovane Di Giuseppe, che forse avrebbe dovuto avere più gamba e più attenzione. Ha notato ciò il mister Luciano Cerasi e quindi ha voluto anche dare più spessore all'attacco, perché il solo Persiani non riesce a dare allungamento alla squadra, che subisce un po' troppo il gioco del Bacigalupo, che manovra costantemente e
con abbastanza ordine, come in questo caso. Attenzione Persiani in area, il rinvenimento su di lui di un difensore. Persiani si libera male di Benedetti. Calcio di punizione. Di Gennaro. Su De Vizia. Tocco d'esterno. Gagliesi lascia sfuggire il pallone in out sinistro. Rimessa con le mani. La barba. Colpo di testa. Cerca di allungare il pallone. Vediamo chi ha la meglio. Carambola sulla schiena di Triglione, che molto sportivamente va su Persiane a tendergli la mano per aiutarlo a rialzarsi. La barba spostato a destra dopo l'ingresso in campo di Sissé, è spostato Maffione sull'out di sinistra, dove dicevamo appunto va a prendere il posto in una posizione che lui privilegia. Scivola, attenzione il numero 4, Persiani al tiro. Doppio tempo, il tredicesimo, impegna tiro sulla bocca di Gurbic, che para in due tempi. Bacigalupo Vasto Marino con De Vizia, che viene fermato sul lato corto. Difesa del Giulianova, che è andata un po' in affanno soprattutto per via di alcune palle perse lì a centrocampo. Traini che cerca l'apertura di Sissé, è buona, non è in fuorigioco, no, è in fuorigioco invece, dice il guardaline. Ci era sembrata dall'inizio, forse anche a noi, la posizione di offside. Ancora una sostituzione, De Vizia. Fuori dal campo con Nuozzi al suo posto. Tutto questo al quarto d'ora, quasi al quarto d'ora, quattordicesimo della ripresa. Nuozzi in campo al posto di De Vizia. Va a collocarsi sul settore sinistro, proprio al posto di De Vizia, quindi tatticamente non muta nulla. Sissé, lo scambio, ancora l'apertura sullo stesso corridoio dove si trova però il numero 4 Triglioni, che riprende palla, ma riprende palla anche Giglio, che se la fa rubare, gli sfila dal piede, forse non mi trova d'accordo Barlafante, il pallone, subisce fallo, forse l'arbitro ha ecceduto, ma in ogni caso calcio di punizione in favore della formazione di casa, sempre determinata, sempre sul pezzo, con Fieroni che soprattutto nel primo tempo ha avuto l'opportunità di andare al pari, ma Giulianova sempre attento a chiudere le marcature. Ecco il nuovo entrato, Nuozzi. Marino che mette in moto Traino. Eccolo il tiro da parte di Fieroni, che si è trovato la palla al sedicesimo solo soletto, ma alza sopra la traversa il tiro e spreca malamente oltre il fondo. Stavamo dicendo proprio poco fa come Fieroni abbia avuto nel primo tempo un'occasione alla quale adesso va ad aggiungersi anche questa.
Stesso Fieroni che adesso va a commettere fallo da Tergo sul possessore di palla, dovrebbe trattarsi di Rinaldi. Sì, è lui. Già battuto il calcio di punizione. Recupera Traini. Troppo lungo il suggerimento per il numero 16 Barlafante. Nuozzi. Sul corridoio si trova un difensore del Giulianova che anticipa il pallone. Avvantaggiato, gioca la terra il pallone, l'arbitro non è d'accordo, è stato caricato il giocatore numero 8, quindi concede il calcio di punizione per la formazione biancazzurra, che batte subito il calcio di punizione. Traino. Pressa la formazione di casa. Giglio. Giglio sull'out sinistra. Va ad accentrarsi. Tocca per Persiani con la punta del piede verso Sissé, attenzione il tiro esterno da parte di Sissé, la palla che finisce oltre la linea e al 18esimo raddoppia Sissé, quindi raddoppio da parte del Giulianova. Ha avuto ragione il tecnico giallorosso, che così, mandando in campo il giocatore Sissé, ha dato più peso specifico alla formazione del Giulianova. È stato imbeccato molto bene, è andato a liberarsi, e Bacigalupo che ancora una volta, forse nel momento migliore, mentre cercava di abbozzare qualche manovra che come intensità era sicuramente pregevole, se non, però non era pericolosa, in ogni caso presta il fianco a Sissé che così va al raddoppio. L'uscita di Boccanera, molto opportuna sui piedi del neoentrato Nuozzi, opportuna assolutamente l'uscita da parte del portiere giallorosso. La barba, ecco Nuozzi, lato corto, davanti a sé la barba, finta. Poi si porta egli stesso il pallone oltre il fondo. Nuozzi ha qualcosa da dire all'arbitro che lo invita a rialzarsi. Giulianova che veniva un po' pressato dalla intensità di gioco dei biancazzurri, che però ha avuto la freddezza con Sissé di andare al tiro, un tiro che piano piano è carambolato oltre la linea di fondo, pur essendo stato appunto intercettato dal portiere. La barba, posizione di terzino destro, esterno basso destro, chiamatelo come vi pare. Recupera palla ancora Cerasi, la triangolazione, il colpo di tacca pregevole, attenzione a Persiani. Persiani in area, va giù, calcio di rigore in favore del Giulianova. Calcio di rigore in favore del Giulianova, il tocco da Tergo su Persiani e quindi al 21esimo toccato da Tergo va giù. L'arbitro non ha nessuna esitazione, ammonisce il numero 4 l'autore del fallo, concede il calcio di rigore, opportunità per il Giulianova per portarsi sul 3-0, questa volta a dispetto di domenica scorsa dove c'era Cappelli che oggi è infortunato ed è il rigorista, va lo stesso Persiani. La rincorsa
Il tiro parata da parte del portiere, il colpo di testa e la palla che finisce fuori. Quindi para il portiere, ma io dico sempre in queste occasioni, poi il colpo di testa che finisce fuori, sbaglia Persiani, non para il portiere. Io preferisco dire che quando c'è un calcio di rigore sbagliato, lo sbaglia sempre nel 99% dei casi l'attaccante. Pregevole gol, ma Giulianova nel primo tempo, errore dal dischetto che poteva chiudere la gara anzitempo, e invece gara che rimane sempre aperta nonostante il 2-0 da parte del Giulianova. Vediamo se ne sa approfittare la formazione di casa. Potrebbe avere un calo emotivo la formazione giallorossa. Attenzione a questa opportunità da parte di Barlafante. Poi lo stesso Persiani, che adesso cerca di riscattarsi e di andare al tiro con un diagonale. Barlafante aveva servito questo bel pallone. Si apre una questione rigoristi nel Giulianova, chissà, dopo Cappelli ha sbagliato Persiani, ma andiamo a seguire la gara, perché il Bacigalupo tenta di ricucire, di reimbastire un'azione da dietro. Triglione che tocca verso Gerbic, ancora pallone verso il vice capitano Triglione. Giocatore esperto lui con Di Gennaro, Gagliea di fronte a sé, il numero 14 del Giulianova, Cerasi che lo ferma, Sissè, autore del secondo gol. Vediamo Traini verso Sissè, Sissè davanti al portiere avversario, lo salta, Sissè appoggia il pallone in rete per il terzo gol, dove non era riuscito al 21esimo Persiani, ci riesce Sissè e quindi Traini cuce molto bene per Sissè, il quale salta il portiere e mette in rete. Si aprono le maglie della difesa del Bacigalupo, che subisce così il terzo gol. Allora, pratica al 18esimo il raddoppio e al 23esimo 0-3, sempre da parte di Sissè. Rigore sbagliato pure da parte del Giulianova al 21esimo, quindi 18esimo raddoppio di Sissè, 23esimo ancora gol di Sissè, 21esimo sbaglia Persiani dal distetto. Attenzione, ancora Giulianova che adesso può dilagare. Pallone su Giglio, Giglio che sbaglia e manda il pallone al lato. Ormai un monologo giallorosso, ha mollato il Bacigalupo. 24esimo, Giglio rasoiata al lato. Vediamo una sostituzione nelle file della squadra di casa. Giglio poteva portare a 4 le occasioni, i gol per il Giulianova. Al 25esimo sostituzione, è entrato in campo il numero 14 Fitti. Quindi ancora una sostituzione nelle file della formazione del Bacigalupo. Recupera palla Persiani, che viene adesso fermato. Rinaldi, c'è attacco di Fieroni, Fieroni su di lui, controlla con molta calma. Pallone che viene recuperato dal Bacigalupo con Marino. Gigioneggia sul pallone, si guadagna un calcio di punizione Marino. Vediamo un po' il calcio di punizione che viene battuto dalla
distanza ci sarà verosimilmente. C'è il traversone, il colpo di testa ancora di Rinaldi. Sissé, ottima l'apertura verso Persiani. Vediamo se riesce a domesticare il pallone. Se allunga troppo con la punta del piede. Lo scambio al cerchio di centrocampo. La Rivera fa salire Traino indietro verso la Rivera. Ancora Sissé, a questo punto veramente determinante la sostituzione effettuata da Luciano Cerasi, che ha letto molto bene la sostituzione di anzi l'ingresso in campo di Sissé con la sostituzione delle Noci, spostando la barba a sinistra, Maffione nel suo ruolo naturale di terzino sinistro, dando così, scalandolo praticamente all'indietro, liberando Sissé tra le maglie della formazione del Bacigalupo, che ha sofferto oltremodo le percussioni da parte di Sissé. Recupera molto bene il pallone Giglio, buona la prestazione del numero 4 giallorosso. Pallone all'indietro, viene pressato il numero 16 Barlafante. C'è stata una carezza abbastanza dolce da parte del numero 13 Benedetti al giocatore giallorosso, l'arbitro lo richiama. Di Gennaro e Triglioni ammonito insieme ad avvantaggiato nella formazione del Bacigalupo, nel Giuliano sono stati ammoniti Barlafante e Cerasi. Buon colpo di testa da parte della barba su Sissé, che vedete molto bene controlla palla, poi spreca tutto Barlafante provando il colpo di tacca nel controllo, direi forse un po' inopportuno, perché a centrocampo non si dovrebbero perdere questi palloni, non lo dico per Giuliano, per nessuno, per nessunissima squadra, insomma dovrebbe essere punito da parte dell'allenatore lo smarrimento dei palloni a centrocampo, perché è spesso da lì che le squadre avversarie poi trovano la possibilità di imbastire prendendo in contropiede la squadra che stava imbastendo l'azione. Cerasi molto bene l'esterno per Persiani, cerca di entrare in area uno contro uno, va al tiro, impegna Gurbic a terra, buono il tiro da parte di Persiani al 29esimo su Gurbic che para a terra. Messe di occasione nella ripresa per il Giuliano, mentre, e qui c'è da dire, la squadra di casa ha avuto solo due opportunità con Fieroni. Attenzione, il numero 15 che va al tiro molto bene, viene fermato ancora da Sciarretta, aveva fatto una buona azione la Rivera, era andato anche al tiro e vi stavamo proprio dicendo come di pericoli veri e propri il Giulianova ne ha corsi due con Fieroni, uno nel primo e uno nella ripresa, ma Giulianova è riuscito molto bene a contenere sia il primo sia il secondo pericolo che avrebbe potuto portare al pari, che avrebbe potuto portare al pari la formazione di casa, ma poi ha saputo resistere e ha inflitto l'1-2 da parte di Sissé. Recupera palla il Giulianova nella propria metà campo. Finisce a terra un giocatore del
Giulio Noma si ripristina immediatamente, forse un po' stanco, Persiani, autore del primo gol, ricordiamo che ha sbagliato un calcio di rigore. Il tiro a giro da parte di Nuozzi non si fa trovare impreparato Boccanera, che va al blocco. Andiamo a segnalare questa azione. Tiro a giro che però non sorprende Boccanera. Bacigalupo che ormai è piuttosto demotivato, anche se però continua a cercare di testare le proprie azioni. Ruba palla il Giulianova. Traini la perde ad opera di Gallier, sul quale commette anche fallo. Batte subito la formazione di casa, non si fa sorprendere però il Giulianova. Sissé, il tacco a controllare all'indietro verso Rinaldi su Boccanera. Spizza molto bene Persiani, ancora Persiani. Persiani salta un giocatore, va al tiro, forse un po' stanco, quindi tiro che ciabatta in qualche modo e che manda la sfera oltre il fondo, ma assolutamente innocuo, oltre a non aver centrato lo specchio della porta. 33 minuti di gioco di questa ripresa, Giulianova 3, Bacigalupo 0. Marino. Marino è avvantaggiato, ovvero il playmaker della squadra di casa. Eccolo avvantaggiato, il destro d'esterno che cerca di servire in qualche modo la Rivera, il colpo di testa da parte di Maffione che lo ferma in out laterale. Ancora avvantaggiato, traversone limite dell'area, eccolo Fieroni al tiro, gli dice no Boccanera, gli dice no, è ancora un'occasione per Fieroni, questa volta a trovato lo specchio dalla porta, ma Boccanera gli dice no. Fieroni confeziona un bel tiro. Boccanera gli dice no. Sostituzione nelle file del Giulianova. Esce Persiani, al suo posto Africani, 35esimo minuto, quindi Africani che rileva Persiani, Africani rileva Persiani, l'autore del primo gol importantissimo per il giocatore che sblocca la gara, autore anche però dell'errore su calcio di rigore che avrebbe potuto portare a 3 le realizzazioni del Giulianova, che però poi sono state, è stato compiuto da Sissé. Ecco qua il neoentrato Africani. Fisico possente per il neoentrato in maglia 18. Che è l'arduo compito adesso di andare a sostituire il numero 9 giallorosso. La barba, vero e proprio muro, lui e le noci fino a quando non è uscito in difesa, oltre naturalmente a Rinaldi e Sciarretta. Clean sheet finora del Giulianova nei confronti del Bacigalupo, grazie anche a Boccanera che al 34esimo, 31esimo non si fa sorprendere da Nuozzi, ma al 34esimo dice no a Fieroni. Cerasi, Sissé,
vedete, viene attaccato immediatamente, si sa appena prende palla, ma lui è molto bravo a difendere, a toccarla all'indietro e comunque a tirarsi indietro l'attenzione dell'uomo che lo marca, cosa che forse non riusciva a fare Maffioni in quella posizione lì, che è stato retrocesso in ogni caso nella sua posizione di esterno sinistro difensivo, che comunque rimane una soluzione da poterlo utilizzare come esterno di centrocampo. Il recupero a parte di Traini, che si fa a mezzo campo e va a toccare verso Boccanera, partita che si avvia verso la chiusura, ma siamo ancora al 37esimo di gioco. Giulianova in vantaggio per 3-0 sulla formazione di casa del Bacigalupo. Sissé con la parte alta della coscia riesce comunque a toccare all'indietro verso la barba. Una triangolazione un po' improbabile, in ritardo Africani, ma forse non è colpa sua. Tocco all'indietro, poi pallone di ritorno orizzontalmente verso Rinaldi. Si fa vedere, va a raccogliere il pallone Cerasi. Posizione di play subito dopo la linea di difesa. Cerasi che ha rilevato Cappelli dopo 11 minuti per l'infortunio di quest'ultimo nello scontro con il numero 10 Vatavu. Pallone che si perde sull'out di sinistra della formazione d'attacco, che in questo caso è il Giulianova, che gode della rimessa con le mani. Vediamo se ci saranno ancora altre sostituzioni. Cercare di far respirare i giocatori in campo, attenzione, si libera bene il pallone che va verso la porta avversaria, forse non ha la giusta precisione ma soprattutto la giusta forza per impensierire Gerbic, che non ha compiuto grossi interventi ma che comunque non ha responsabilità sui gol. Velo da parte del numero 17 su Fitti. Nuozzi cerca di far venire Nizzi, che però perde il pallone oltre l'out. 39 di gioco, la rimessa lunga, Sissé, colpo di testa avvantaggiato, di qua c'è Rinaldi. Partita straordinaria quella da parte del numero 5. Attenzione ad Africani, Africani può andare al tiro, rinviene su di lui la difesa, cede molto bene il pallone al numero 16 che va al tiro, si tratta di Barlafante, ancora Africani, limite dell'area, va il tiro, il pallone che si perde oltre il fondo. Dicevamo quindi dell'opportunità del Giulianova, che alleggerisce un po' anche la pressione, se così si può fare, si può dire, dei padroni di casa, che nel primo tempo, ma anche per buona parte della ripresa, soprattutto all'inizio, hanno cercato di mettere sotto il Giulianova, che cinicamente comunque lo ha steso proprio nel momento topico della partita. Ancora Giulianova. Barlafante ha cercato di servire a Africani con l'esterno in profondità, troppo lungo, mentre siamo al 41esimo minuto di gioco, un minuto oltre il 40esimo, 4 al termine, naturalmente più recupero, 2 sono stati minuti di recupero nel primo tempo, quindi al 45esimo più 2 si è chiuso la prima frazione di gioco. Attenzione al Bacigalupo, che adesso cerca di ricucire con avvantaggiato.
ha speso tanto, si è avvantaggiato sia Marino, molto bravo nella formazione di casa, eccolo qui, servito Marino nel cerchio di centrocampo, si è un po' spento anche lo stesso numero 5 con il passare del tempo, e lui insieme ad avvantaggiato aver cucito tutte le azioni della formazione di casa, che ha messo anche Fieroni per tre volte davanti al portiere avversario, e lasciateci dire forse che quello che ha fatto il mister ospite Luciano Cerasi forse avrebbe dovuto fare Giovanni Borrelli, magari affiancando un'altra punta a Fieroni. Attenzione a Traini, sinistro completamente svirgolato da parte del numero 10 giallorosso, dicevamo che forse proprio in avanti Fieroni a parte il Bacigalupo avrebbe potuto avere più spessore, perché ripetiamo, riesce anche a dare intensità e riesce anche a giocare con determinazione, però si perde poi nel momento in cui non trova Fieroni come finalizzatore, non riesce a dare sbocco alle proprie azioni e nemmeno più di tanto sulle corsie esterne, forse dove potrebbe insistere di più. Cerca di fare un po' d'accademia il Giulianova. Cerasi riparte palla al piede, ciocca per Africani che non riesce a tenere il controllo della sfera. Cerca l'anticipo Rinaldi che commette fallo. L'arbitro fa proseguire, attenzione Marino. Clean sheet mantenuto da parte del portiere. Boccanera ancora. Boccanera che ferma questa volta Marino. Può salire su l'onore dei migliori in campo. Eh sì, lanciato a rete Marino si fa fermare da Boccanera, possiamo dire che nel palmarès possiamo annoverare dei migliori di questa gara per quanto riguarda il portiere giallorosso. Sbagliato il suggerimento, recupera in ogni caso avvantaggiato. Apertura a destra, verso Traino, che ha ben giocato Traino sul settore destro, chiamato spesso in causa da Marino ed avvantaggiato. Ancora Traina, cerca di distendersi, Traini, limite dell'area, gli viene recuperata palla, poi però commette fallo l'arbitro, giustamente il signor Gian Lorenzo di Sulmona fischia il calcio di punizione per la squadra di casa. 44-24, vediamo se facendo del tempo di recupero il direttore di gara. Strattona Traini la maglia numero 17 di Nuozzi, che poi tocca all'indietro verso Gerbic. Finisce a terra Traini, si lamenta e questo allunga i tempi di recupero. Non sappiamo che cosa gli è successo, situazione di crampi per lui, stanchezza assolutamente apprezzabile dopo 90 minuti di gioco da parte di Traini, che ha corso anche abbastanza. Massaggiatore in campo. Finisce a terra Traini, crampi per lui, vediamo se riesce a ristabilirsi. In ogni caso deve abbandonare il rettangolo di gioco, quindi Giulianova che 3 sono i minuti di recupero. Intanto vediamo se da questo momento i 3 minuti di recupero saranno concessi dal 46esimo, quindi finiremo al 49esimo, oppure se finirà ugualmente al 48esimo, considerando questo ulteriore perdita di tempo con Traini che a bordo campo e con il Giulianova che quindi finisce in 10. Sventaglia Nuozzi, anzi scusate,
nuozzi sulla Rivera. Giovanova che recupera, sparacchia, poi un colpo di testa sul quale a buon gioco Davide Nuozzi. Chiama palla Fieroni, però ancora una volta si chiudono le maglie della difesa giallorossa. Sissé cerca di lanciare Africano, il pallone che gli finisce sul tacco, ancora Sissé che recupera palla, molto bene Sissé, un traversone su Barlafante che va a recuperare palla in area, ancora il traversone, ancora Sissé che però viene scavalcato dall'allungamento del piede da parte di un giocatore in maglia biancazzurra che non gli fa trovare palla all'impatto. Boccanera, attenzione, il rinvio un po' troppo corto che stava per approfittarne Fieroni, stanco anche lui, il numero 9 che comunque ci ha provato, ha avuto tre occasioni, in due occasioni è stato poco lucido, nella terza occasione gli ha detto no. Boccanera, 47-32 dovrebbe finire secondo i la segnalazione del direttore di gara tra 30 secondi questa gara, vernissage del campionato di promozione fra Bacigalupo, Vasto Marina e Giulianova. Rinaldi sventaglia in avanti verso Africani. Triglione molto bene, prima controlla, poi dà la Rivera, avvantaggiato Pizzi, scusate, sì Pizzi, Marino, Galier, tiro completamente fuori dallo specchio della porta da parte di Galier, abbiamo visto giusto 48-24, quindi al 49esimo, erano 3 minuti dal 46esimo, al 49esimo sicuramente tra 30 secondi si chiuderà quindi questa gara e quindi può accompagnare il Giulianova a questo esordio stagionale con i primi 3 punti, con 3 gol e clean sheet. L'arbitro fischia la fine dell'incontro, quindi 3-0 grazie ai gol di Persiani al 22esimo del primo tempo, di Sissé al 18esimo e di Traini al 23esimo, ma segnaliamo anche al 21esimo il calcio di rigore sbagliato da Persiani e quindi è tutto per quanto riguarda questa telecronaca. 0-3 finale. Enzo De Domenico Minicis vi ringrazia e vogliamo anche ringraziare l'operatore Edoardo D'Addario alle riprese che ha compiuto davvero un miracolo con l'elettricità che in un primo momento sembrava mancare ma che poi è riuscito a farsi prestare. Grazie, grazie per l'attenzione e buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi.